Paretto. Allora, la rivoluzione tecnologica, ok, ma poi lei rappresenta pure Assi Terminal, sì. Quindi in qualche maniera il mondo del lavoro concreto, no? Che relazione c'è tra queste due cose? Beh, infatti abbiamo volato fino adesso, sia nel panel precedente che in questo attuale. Sono molto felice di essere qua perché credo fortemente nel mismatching delle competenze, quindi io che sono un avvocato e qua sono anche l'interfaccia di Assi Terminal, ringrazio tantissimo il mio direttore Alessandro Ferrari che vedo che passeggia laggiù, mi permette in realtà di dare un supporto diverso alle aziende. Io pensavo che il mio studio, che è noto per essere molto informatizzato, fosse avanti. Sommessamente ora mi vergogno per tutto quello che ho visto. Allora, ritornando a noi, abbiamo volato insieme alle persone che abbiamo ascoltato questa mattina, ora torniamo però in quella che è la cruda realtà del lato umano, perché tutto ciò che è shipping, tutto ciò che è trasporto, tutto ciò che è logistica si basa su una forza lavoro umana veramente importante e fondamentale. L'Italia è diventata più un paese di trasformazione e di trasporto che un paese produttivo, e l'apporto umano è sempre più importante. Come diceva lei prima, le eccellenze italiane sono proprio per la genialità che il lavoratore porta all'interno delle varie aziende. A tutti i livelli. A tutti i livelli, assolutamente. Quello che oggi volevo dire è riferito in particolar modo a quella che è in realtà l'intelligenza artificiale, come entra e fa cambiare quello che è l'apporto umano. Abbiamo visto che teoricamente tutto ciò che è trasformazione, io ho sentito parlare di Microsoft, ho pensato a Copilot che ha introdotto una tecnologia importantissima, ho sentito parlare lei e ho visto Gen AI con ChatGPT, con tutta una serie di informazioni. Ecco, ma quindi cosa succede nel rapporto di lavoro? Io vedo, adesso non per tirarmela come San Paolo che prevede per poter poi attingere finanziamenti, io vedo delle future criticità che però prevedono anche un'evoluzione della mia professione, perché l'avvocato non può più essere quello che sta seduto qui, aspetta il cliente e fa la causa, deve interagire, deve diventare partner delle aziende e introdurre anche idee nuove. Noi purtroppo abbiamo a che fare con un codice civile che è del 1942, che ancora interviene nel rapporto di lavoro. Abbiamo un'evoluzione normativa su quello che è il rapporto di lavoro fantasiosa, perché probabilmente fatta da persone che non sono veramente tecnici. Però quello che noi dobbiamo, secondo me, prevedere è una trasformazione del rapporto di lavoro che preveda una formazione particolare, come fate voi, dei lavoratori. Quindi l'apocalittica previsione di avremo solo più macchine non è così. Noi avremo sicuramente una forza umana trasformata, molto più performante, perché grazie alle aziende, grazie a voi che ci state lavorando, e spero col supporto dei legali in un qualche modo per prevenire criticità che poi vi dico, trasformeremo queste persone in persone sempre migliori. Quindi non è che ci sarà meno lavoro, il lavoro sarà diverso e sarà sempre molto più nuovo, tecnico, tecnologico. A me ho assistito alla presentazione di Copilot e mi ha entusiasmato perché ho visto una cosa bellissima: finalmente posso fare le riunioni, 3 riunioni per volta. Io sto qua e mando il mio alias a fare la riunione, spero che non dica niente perché e ascolti solo. Però cosa succede in una realtà virtuale in cui magari Copilot, adesso dico Copilot ma per dire perché ho conosciuto questa realtà, dice delle cose che io non volevo dire, fa delle cose che io non voglio fare. Con Randstad e anche nell'Innovation Center abbiamo visto a Torino, in Intesa San Paolo, io sono torinese e torinista, le due cose vanno insieme, e non sempre però, abbiamo visto che in diverse realtà anche il colloquio col lavoratore viene fatto con una realtà virtuale. Ma la domanda è: se nella realtà virtuale io sono qui e telecomando il mio alias che fa le domande ad un'altra persona che è dall'altra parte, ho degli atteggiamenti inadeguati, che tipo di responsabilità ho?
Quindi c'è tutto questo profilo giuridico legale che è ancora da verificare, perché io che sono il datore di lavoro del ragazzo che sta facendo il colloquio ad un candidato, e che tipo di responsabilità ho in un mondo virtuale? Quindi sta cambiando tantissimo, tutto ciò sta cambiando tantissimo. Comunque l'AI Act del 2023, che è stato fatto appunto l'anno scorso per questa spinta generosa che è stata data a ChatGPT e tutto quello che è l'intelligenza artificiale, prevede tre obiettivi importanti. Me li sono scritti perché ho paura di sbagliare le parole. In primo luogo, garantire una maggiore interazione tra nuove macchine e lavoratori. Quindi permettere ai lavoratori di essere formati, come fate voi in Rina, per poter utilizzare in maniera migliore e più efficiente queste macchine meravigliose che invece voi, Panasonic, per esempio, state creando. Un secondo obiettivo è promuovere l'etica del lavoro umano. È stato creato un comitato etico proprio per questa intelligenza artificiale spinta, per capire fino a che punto questa intelligenza artificiale entra nel rapporto di lavoro. E per fortuna, perché tutto ciò che non è etico ci sfugge dalle mani. In terzo luogo, è necessario attuare una rivoluzione tecnologica sostenibile. Quante volte abbiamo sentito questa parola sostenibile? Fa parte degli ESG, fa parte di tutta una serie di normative europee che in questo momento stanno pian piano entrando in vigore in Italia. Lei prima ha parlato di normativa, l'ho ascoltata proprio bene, perché nel panel precedente normativa non è venuta tanto, lei tanto. E questa è una cosa che io ho detto, beh, meno male, allora io ci azzecco qualcosa. Quindi tutto ciò che è innovazione determina una normativa nuova, e studiare di continuo questa evoluzione normativa e legislativa e legale è complicato. Però ci siamo sul pezzo, secondo me. Ritorniamo al discorso del primo panel, che tutte queste innovazioni poi vanno governate in qualche modo. Assolutamente sì, e non è soltanto col compliance officer che noi possiamo avere all'interno di una delle nostre aziende. In questo modo, come Farina, come fanno i colleghi che sono qua, come la dottoressa che ci ha rappresentato molto bene quello che fa. Quindi sono felice di essere qui, soprattutto perché per la mia doppia natura, come legale e come rappresentante di Assi Terminal, sono felice che questa cosa permetta un mismatching di competenze importante, e sono felice anche di poter dire ai colleghi che sono qui che secondo me stiamo lavorando bene insieme per ritornare a essere partner. Ottimo, e io direi che la nostra soddisfazione di tutti è quella di registrare un relatore felice del confronto, quindi vuol dire che stiamo cogliendo il segno. Grazie mille.